questo momento. Vorrei chiedere a Stefania Maurizi, che ha seguito il caso di Assange dal primo giorno, come sapete le sue indagini, le sue ricerche, il suo libro sono un faro che si scrive la storia di Assange nel primo giorno, quindi credo che sia lei la persona più adatta a cominciare. Grazie a tutti di essere qui. Siamo qui per salvare un uomo innocente, un uomo che non ha commesso alcun crimine se non quello di rivelare la criminalità di Stato, rivelare i crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali con i droni. Vi racconto solo una delle storie. Questo commerciante all'ingrosso di nazionalità tedesca viaggiava per una vacanza in Macedonia, improvvisamente è stato catturato dalla CIA, torturato, stuprato e da lì trasportato con un pannolone e una tuta da ginnastica in Afghanistan. Nel pieno della notte afghana, solo con una coperta finissima, un secchio come per fare i bisogni corporali, e quando decide di smettere di mangiare per protestare, che è una delle poche forme di protesta che un carcerato ha, lo sciopero della fame, questi agenti della CIA prendono un sondino, glielo infilano con violenza nel naso. Sapete che è una delle forme per torturare, no? Usare questi sondini dolorosi che ti entrano con violenza. La CIA sapeva benissimo che questa persona era innocente, cioè era stato uno scambio di persona, era stato scambiato per un terrorista. Nonostante questo viene tenuto per mesi in questo Black Sites, queste prigioni segrete della CIA. C'è questo racconto commovente, questa persona si chiama Khaled El-Masri, ha testimoniato al processo di estradizione di Julian Assange a Londra e racconta come quando la CIA improvvisamente, dopo tanti mesi, decide di lasciarla andare perché ha capito che quest'uomo è innocente. Decide di lasciarlo andare, lo abbandona, lo riporta in Macedonia, in Albania, e quando arriva alla frontiera, gli uomini della frontiera guardano la foto sul passaporto e non riescono a riconoscerlo. Dico, ma questa non è lei? Dice, sì, è la mia foto di pochi mesi fa, sono così invecchiato per tutto quello che ho subito in questi mesi. E la CIA gli aveva detto, tu non devi assolutamente parlare di questa storia, perché verremo a cercare te, verremo a cercare la tua famiglia. Rientra a casa, si salva quindi, rientra a casa, la moglie non c'era più, i figli non c'erano più, perché erano convinti che fosse scappato. E non poteva raccontargli la verità, non poteva, né nessuno gli credeva, nessuno, non poteva parlare con nessuno, ma quelle poche volte che andava dalla polizia perché qualcuno lo importunava, in autostrada lo speronavano, gli arrivavano messaggi intimidatori, nessuno lo prendeva sul serio. Addirittura a un certo punto la polizia lo chiude in un ospedale psichiatrico, convinto che sia un pazzo, un matto. E questa persona è riuscita a scoprire la verità solo e esclusivamente grazie al lavoro dei giornalisti che hanno utilizzato i documenti di Wikileaks e hanno potuto ricostruire questa vicenda. Nessuno gli credeva a questo poveraccio perché pensavano fosse uscito fuori di testa. Hanno potuto piano piano ricostruire tutto perché era tutto segreto, quindi quando lui cercava di avere informazioni sulla sua storia non c'era modo di averle. Non c'era modo, né il suo stato, la Germania, né tantomeno la Macedonia dove l'avevano rapito, stuprato e avevano fatto la rendition, né nessuno dei paesi coinvolti perché era stato caricato su un aereo, stordito. Questo era un commerciante completamente innocente. Quando io dico che queste storie possono capitare a chiunque, non bisogna avere un passato particolare, non bisogna essere particolare.
qualcuno di particolare, e questa persona è riuscita a ricostruire, a cercare un minimo di giustizia solo grazie a questi documenti, i documenti cablo della diplomazia, dove gli americani, la diplomazia americana descriveva le pressioni sul governo tedesco per bloccare l'inchiesta su questa vicenda, sul caso El Masri, e alla fine piano piano è potuto andare alla Corte di Giustizia Europea a cercare un briciolo di giustizia. Tutti questi documenti sono tra i file per cui Julian Assange non ha più conosciuto la libertà. Lo dico da persona che ha lavorato e ha pubblicato gli stessi documenti. Ho lavorato a questi documenti per oltre 10 anni, io non sono mai stata arrestata, ho avuto delle intimidazioni, sì, ma non sono mai stata arrestata, nessuno mai mi ha chiuso dentro una prigione, si è riversato tutto su di lui, lui non ha più conosciuto la libertà. Io in 13 anni che mi occupo di questo caso e che lavoro su questo caso, io l'ho incontrato tante volte. Sapete quando è l'ultima volta che l'ho incontrato da persona libera? L'ho incontrato il 21 giugno del 2010 e il 28 settembre del 2010, poi io l'ho sempre incontrato chiuso, recluso da qualche parte. Chiuso la prima volta agli arresti domiciliari con un braccialetto intorno alla caviglia, poi chiuso dentro l'ambasciata 7 anni, senza mai un'ora d'aria, 7 anni. E non parlo di un'ambasciata grande come quella del Regno Unito che è qui dietro, e che dovremmo chiamarle e uscire fuori, perché loro sono tra, insieme al governo americano, responsabili di questa situazione, responsabili di aver distrutto la vita di un giornalista innocente che ha questi grandi meriti. Chiuso dentro questo appartamento che era l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, senza mai un'ora d'aria, io l'ho visto appassirsi piano piano Julian Assange. È stata una cosa veramente triste, una cosa veramente pietosa, non poter fare niente. Io vorrei far leggere i messaggi che scrivevo quando uscivo dall'ambasciata al mio giornale. Allora lavoravo per Repubblica, oggi lavoro per Il Fatto Quotidiano, e io uscivo dall'ambasciata dicendo: sta morendo piano piano. Ogni giorno lo vedevo appassirsi, ogni volta che gli andavo a fare visita, cioè andavo di media ogni 2 o 3 mesi, e ogni volta lo vedevo sempre peggio, finché non l'hanno arrestato e chiuso dentro la prigione di massima sicurezza. Io credo che questa è l'ultima chance per impedire che venga estradato. Se viene estradato negli Stati Uniti non lo vedremo più, verrà sprofondato dentro una prigione di massima sicurezza, non ne uscirà più vivo, cioè uscirà solo dentro una cassa da morto. Per cui se c'è un margine che possiamo utilizzare, c'è un margine, lo dobbiamo fare assolutamente. Lo dobbiamo fare non solo per lui, guardate, lo dobbiamo fare anche per noi, per il diritto. Noi abbiamo il diritto di conoscere che fa lo Stato nel buio del segreto. Noi lo vediamo come le guerre vengono scatenate e l'opinione pubblica non ha l'informazione per capire che cosa succede. L'abbiamo visto con l'Iraq, l'abbiamo visto con l'Afghanistan. Quindi noi dobbiamo assolutamente vincere questo caso, assolutamente, perché se lo perdiamo, noi perdiamo il diritto di sapere che cosa fa lo Stato a nostro nome, con i nostri soldi, con i soldi delle nostre tasse, nel buio del segreto, dove il segreto non viene usato per proteggere i cittadini, ma per proteggere la criminalità di Stato, perché cose come quelle che vi ho raccontato di El Masri è criminalità di Stato ai più alti livelli, e viene usato per proteggere la criminalità di Stato e garantire l'impunità agli uomini delle istituzioni che commettono questa criminalità di Stato. Quindi noi siamo qui per far sentire la nostra voce forte all'ambasciata qua dietro del Regno Unito, visto il loro ruolo assolutamente criminale in questa storia, e lo dico perché hanno contribuito a distruggere un giornalista, la sua salute e la sua libertà, e sono pronti a estradarlo come
se fosse un narcotrafficante, come se fosse un mafioso, invece è un giornalista che ha rivelato crimini di guerra, torture, e quindi non dovrebbe stare in galera. In galera ci devono stare i criminali che hanno torturato e scatenato guerre che hanno sterminato intere popolazioni. Grazie. Grazie Stefania, scusate, chiedo a questo punto agli altri rappresentanti delle organizzazioni che ci hanno sostenuto in questa manifestazione di oggi di avvicinarsi, e magari chiedo a Guido Rubaldo, presidente Ordine dei Giornalisti Lazio, di cominciare, e ringraziamo anche il premio Morione che ho dimenticato nella lista precedente. Grazie. Brevemente saluto tutti che ho aderito come Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio a questa manifestazione per dire no all'estradizione di Assange, perché in questo caso mette a grave rischio la libertà di stampa e i principi basilari della democrazia. Quindi assolutamente siamo dalla sua parte e ho voluto dare per questo la mia manifestazione di solidarietà. Grazie. Grazie e passo la parola. Vincenzo Vita per articolo 21, benvenuto. Grazie. Per chi passasse qui davanti vorrei dire, credo anche a nome vostro, che non stiamo celebrando la presa di Porta Pia, è che in base alle più recenti disposizioni dell'ordine pubblico, di cui non hanno colpa i poliziotti che salutiamo cordialmente, non ci si può avvicinare ai luoghi di fronte ai quali simbolicamente avrebbe un senso tenere un'iniziativa come questa, nello specifico l'ambasciata della Gran Bretagna, quella patria del diritto, sostengono taluni giuristi, che è talmente patria del diritto che attribuisce alla ministra degli interni, Stefania tu sei la nostra maestra quindi correggimi se sbaglio, Stefania Maurizi ci ha dato la linea e la luce per tutta questa grande lotta che conduciamo, una ministra degli interni che peraltro se ho capito bene è anche dell'ala più dura se possibile, dei conservatori, tant'è che è già andata in Ruanda, no? A prendere le misure per l'eventuale espulsione che vuole Boris Johnson dei migranti in Ruanda. Spetta alla ministra degli interni vergare con la sua firma la finale di partita dell'estradizione, cioè un sistema giudiziario che alla faccia delle guarentigie e dell'habeas corpus viola i corpi elementi e attribuisce al governo, che naturalmente ha tutto l'interesse ad avere, come si vede nella vicenda dell'Ucraina, rapporti privilegiatissimi con gli Stati Uniti e la NATO, quindi attribuisce alla ministra degli interni la parola the end, la fine. Ora, bene che si chiarisca, perché non è tanto noto, anche se grazie a voi soprattutto, ad Amnesty, che io ringrazio, Ascanio, buonasera, persone come voi coraggiose che da un po' di tempo che si fanno iniziative, però non è noto il fatto che Julian Assange, reo di avere detto la verità, di avere scoperto il velo criminoso che avvolgeva le guerre con i misfatti gravissimi dell'Iraq, dell'Afghanistan e poi tante altre cose descritte nel libro Faccio il tuo presagio, il potere segreto di Stefani. Reo di questo, quindi di niente, essendo un giornalista peraltro evocato correttamente, Guido Rubaldo l'ha detto, credo anche Macheda può confermarlo, evocato in un comunicato come tale dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti, perché si chiarisca, non in tutti i paesi c'è la struttura ordinizia come in Italia, è un giornalista a tutti gli effetti che è reo appunto di avere scoperchiato
un muro di omertà su vicende abnormi. Pensate se ci fosse adesso Assange in libertà con Wikileaks, cosa ci farebbe capire del conflitto scaturito dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina? Avremmo qualche notizia in più rispetto a quella molto embedded, al di là della voglia, del coraggio di tanti professionisti che fanno quello che possono, ma c'è un'informazione oggi molto omologata in cui non si sa esattamente quello che succede. C'è un'informazione che si mischia con lo spettacolo della morte. Nell'iniziativa tenuta da Santoro qualche giorno fa con tante altre persone, c'eri anche tu Ascanio, fu detto una cosa molto vera: nella guerra dell'Iraq non si vedevano i corpi morti, proprio un caso, ci fu anche un povero nuotatore che fu fatto nero, per così dire, dal direttore di un telegiornale della RAI, perché c'era rimasto nel montaggio corpo. Allora c'erano solo, vi ricordate, sembrava un videogioco, no? Gli aerei. Adesso invece è una inquietante, drammatica messa in scena della morte, perché si deve creare un clima a dispetto delle povere persone morte, qui siamo vicine, vicini ovviamente fino in fondo, un certo tipo di atteggiamento che vada a aiutare ulteriori evoluzioni della guerra. Siamo entrati in un'altra stagione, quella che Assange con Wikileaks aveva ben intuito e che è il vero motivo della assoluta, incredibile persecuzione di cui è vittima Assange. Molti non sanno, mi avvio a chiudere, molti non sanno cosa rischia Assange. Assange rischia una cosa incredibile, perché un altro sistema giudiziario, che francamente quello americano, lì vige la regola dell'aritmetica, della sommatoria delle pene, non della pena prevalente, che comprende le altre. E quindi rischia 175 anni di carcere, una condanna a morte, chiamiamola come vogliamo. Se accadesse questo, noi avremmo, altro che caso Dreyfus, un caso incredibile che darebbe una sberla alla democrazia occidentale, che oggi si fa bella della sua storia per dire ad altri: imparate da noi. Questo è il caso di Assange. E quando io sento dire, non ho alcuna simpatia per la Russia, lo premetto, in Russia non c'è la libertà, ma non c'è neanche nell'Occidente, perché Assange che cos'è? È un signore che ha fatto il suo mestiere, come tanti e tanti professionisti che rischiano la vita in Italia. Ecco, e non solo in Italia, contro la mafia, la camorra, l'andrangheta, ha fatto questo tipo di attività e oggi corre questo rischio. Cosa fare? E mi taccio. Intanto devo dire che mi hanno chiesto in diversi di dire, penso a Novavaglio, l'Ordine ha parlato, penso Luigi Grai parlerà, ovviamente. Sono tante associazioni, Primo Morrione, che dicono noi ci siamo, e meno male. E io voglio aggiungere, ringraziandoli, vedo alcuni parlamentari, meno male, qualche parlamentare c'è, ed è importante che si apra anche quella ipotesi di lavoro, mi pare che sia ormai matura, anche perché, e chiudo su questo, ci sono degli appelli molto significativi che stanno girando. Per esempio ce n'è uno del premio Nobel argentino Esquivel, che, se ho capito bene, e insomma qual minimo di esperienza politica non mi ha completamente sviato, è un appello argentino, nato in Argentina, 2+2, molto ben visto in un altro colle che non è questo, diciamo. E noi ci auguriamo che, già in qualche cosa credo abbia fatto, che lo stesso Papa Francesco prenda un'iniziativa, ma io vorrei anche sperare che nel Parlamento italiano si riprenda un'iniziativa che era stata già tentata e purtroppo, e c'è qui anche il donatore, che non è riuscita. Al Senato c'è un altro collega, Mariotti, che ha preso un'iniziativa. Insomma, facciamo tutto quello che si può in queste ore. Urliamo perché è un atto di libertà, perché se viene condannato Assange non è condannato solo Assange, è condannato il diritto di cronaca, è condannata la libertà di informazione, e poi diventa un precedente, perché con quel precedente che si può condannare un giornalista con una legge sullo spazio.
Viene meno anche quel varco che ha sempre tenuto il primo emendamento della Costituzione americana, che era stato fatto valere per Ellsberg per i Pentagon Papers, quando il Washington Post, il New York Times pubblicarono 7.000 pagine. Allora non ci fu un'iniziativa giudiziaria perché ci fu il primo emendamento che costituì un baluardo. Se oggi viene meno tutto questo e si può condannare un giornalista in base alla legge sullo spionaggio, e allora non ce n'è per nessuno. Ci ammoniva Brecht: se non difendi quello che viene attaccato, domani poi toccherà a te, e non lamentarti, perché domani saremo tutti come Assange. Grazie, un abbraccio a tutti e a tutti. Prima di continuare con gli interventi, devo chiedere a tutti i presenti di salire sul marciapiede e di facilitare il lavoro di sicurezza. Provate a spingervi un po' da questo lato, è una questione di sicurezza, grazie. Lì ci sono degli spazi vuoti, grazie per la sicurezza di tutti quanti noi. Chiedo a Daniele Macheda di venire per Prosigrai. No, almeno un minuto. Noi ringrazio Amnesty per questa iniziativa, perché chiede la libertà per Julian Assange, e chiede la libertà e il diritto per tutti noi di essere informati. Come diceva Vincenzo, condannare un giornalista che ha fatto il suo lavoro, cioè ha avuto le notizie, ha verificato i documenti, li ha resi pubblici perché erano di interesse pubblico, vuol dire condannare il giornalismo d'inchiesta, e non solo negli Stati Uniti. Quindi chiediamo che non venga estradato Julian Assange, che non venga applicata quella legge che lo condannerebbe a 175 anni di carcere per aver fatto semplicemente il suo lavoro e aver garantito a tutti noi di poter conoscere quei documenti e sapere cosa è accaduto realmente in Iraq e in Afghanistan. Quindi è la nostra libertà e il nostro diritto oggi che stiamo tutelando, oltre a chiedere che Assange sia libero. Grazie. Chiedo a rappresentanti di Italiani for Assange di intervenire. Possiamo? E lei? Buonasera. La nostra presenza è importante, anche se dobbiamo renderci conto dei rapporti di forza, della situazione concreta nella situazione concreta. Stiamo vivendo, e lo vedete, una vicenda complessiva che nasce già dai tempi della pandemia, dove l'informazione nel nostro paese è collegata strettamente alla vicenda dei due pesi e delle due misure. È palese, lo vediamo, lo abbiamo visto nella vicenda del Covid, lo vediamo dal giorno in cui c'è stata la guerra, dal 24 febbraio. La vicenda di Assange è più lunga, è più di lunga durata, e segna proprio quel discrimine che anche in questa piazza io credo che vada segnalato. Il giornalismo in Italia esiste per fasce molto molto ristrette, e io sono convinto che se cambiassero i rapporti di forza in questo paese, i primi che verrebbero ad assoggettarsi sono quelli che oggi leggiano il puro più di tutti al potere costituito. E questa vicenda è vergognosa in un paese dove tanti giornalisti hanno perso la vita contro la mafia, contro il terrorismo, contro la capacità di un potere di assorbire tutte le vicende. Ne ricordo una per tutti, l'Aria Alta, dove non è stata mai conoscenza dei fatti. E allora la battaglia che si fa in Italia e nel mondo per Julian Assange è una battaglia di civiltà, è una battaglia di democrazia, è una battaglia della vera democrazia, non delle fregnasse che ci raccontano ogni giorno con una velina in ogni telegiornale, in ogni prima pagina del giornale.
però vedete, voi avete certamente, se siete qua, il peso di questa responsabilità di vedere come viene trattato questo nostro popolo, che viene preso in giro sui social, sui giornali, che fanno propaganda, che dicono che sono con Assange, però quando è il momento di votare, hanno votato tutti contro la nostra posizione. E questa è la cosa che veramente fa capire la grande ipocrisia della politica. Nei grandi giornali, dalla Repubblica alla Stampa, dal Corriere al Messaggero, dal TG1 a Vespa, da Sacchio a Formigli, abbiamo una piccola autodifesa per il popolo italiano. Quello che vi dicono è falso. Voi dovete solo pensare esattamente il contrario e scoprirete che i buoni sono cattivi e molte volte i cattivi non sono così tanto cattivi. Giulian Assange libero! Giulian Assange libero! Assange viene accusato, ecco, di qualcosa nei confronti di un assassino. Bene, nel momento, e quindi l'Inghilterra adesso sono della rete per la traduzione, per tutto voglio ringraziare l'informazione. Con la mia presenza e con quello vicino che ho come cosa e sono la luce su tutto il distrutto di tutto il mondo che permette di essere un attivo. È importantissimo, non giustizio, sono tantissimo di dare questo giorno. La prima giustizia più grande di noi, per noi invece, in 20 anni che lo chiediamo. Si può essere condannati a morire in carcere a vita, vivere in carcere e morire, ma soltanto per aver raccontato la verità. Oggi succede questo. Assange, se perdiamo questa battaglia, se il mondo libero perde questa battaglia, il caso di Assange potrà essere duplicato, triplicato, quadruplicato, può diventare una prassi che gli stati cosiddetti anche occidentali, cosiddetti civili, in realtà impongono poi per far sì che le informazioni non debbano girare. Non lo stiamo vedendo, comunque quelle informazioni sono spesso messe sotto torchio, anche in Italia, anche noi, per aver espresso un pensiero diverso rispetto a un pensiero unico che il governo e parte dei media volevano diffondere, quello per esempio sulla guerra in Ucraina, in cui noi diciamo per volere la pace devi fare la pace, devi fare diplomazia, devi andare verso questo senso, non certo devi mandare le armi, per aver espresso questo concetto, condannando anche le aggressioni di Putin, noi siamo stati però definiti multinazionali, perché il sistema per comprare ci ha bisogno di etichettarti, di vedere un'etichetta, quindi per far dire che questa etichetta è cattiva, quindi non è cattiva, la vendita di un'etichetta è cattiva, la vendita di un'etichetta è cattiva, la vendita di un'etichetta è cattiva. E nessuno l'ha ricordato come aumentava, e anche la RAI qui presente l'ha ricordato in maniera ipocrita, parlando di scontro, non c'era alcuno scontro, è stato un omicidio mirato contro una famiglia libera che per 25 anni ha denunciato i crimini fascisti, ha denunciato l'apartheid, che hanno finalmente riconosciuto il presidente di Milano. Deve diventare un noi come movimento quotidiano da parte condanniamo le ingiustizie sociali, quella di Giulian Assange è una delle più infami degli ultimi anni. La voce perché è un dettaglio importante che forse a molti sfugge. Assange non è un cittadino americano, quindi nemmeno la sua società Wikileaks, la sua organizzazione è stabile in America, quindi cosa sta per succedere? C'è un problema, sì, anche un Stato incarcerato, a 12 anni un altro dietro di estradare un cittadino di fronte al mondo di questi stati, l'estradizione negli Stati Uniti con una rischia alla morte per 175 nel 1917 morte di epoca praticamente della prima guerra mondiale che riguarda lo spionaggio, cosa che non è assolutamente davvero paragonabile a quello che fatto Assange. Grazie a Assange noi lo dobbiamo ringraziare, perché ci ha permesso anche a livello italiano di capire che cosa e come vengono trattate le istituzioni pubbliche italiane. Grazie al libro di Stefania Maurizio, avevo capito di come l'ambasciata americana, come gli americani erano in grado di influenzare pesantemente il governo allora Berlusconi, ma anche tanti altri governi su temi importantissimi come appunto la guerra, come gli OGM in agricoltura e tanti altri temi. Quindi queste persone sono gli eroi, gli eroi di queste epoche. Dirne uno per applicarne 100, noi dobbiamo essere più di 100, 100.000 e 200.000.
mila, un milione, noi abbiamo questo potere, il potere di creare una comunità intorno a Assange, perché Assange rappresenta veramente un simbolo di democrazia, di giornalismo veramente libero. Quindi noi cercheremo di sostenere il possibile come alternativa, e questo fatto di essere qua lo dice la sua, e non demorderemo assolutamente nessuno. Noi in questo paese qualche mese fa c'è stata una mozione coraggiosa che noi ringraziamo come società civile per riconoscere il diritto di un accusato politico a Julian Assange. Ecco, alcune delle forze politiche come il Movimento 5 Stelle e tante altre che oggi diventano, si fanno bandiere di libertà e democrazia e si spacciano con i pensori del libertà di Julian Assange per l'ultima ora, hanno bocciato, hanno astenuti da quella mozione. Dobbiamo unirci tutti e protestare, chiedere che Assange venga liberato immediatamente. Questa cosa che vi porterà nelle vostre coscienze, ci porterà nella storia. C'è e la storia è immiserabile, la storia non si dimentica e qualcuno intorno riprenderà molto di quello che avete fatto. La nostra iniziativa parlamentare certo è stata frustrata da una maggioranza che non ha voluto affrontare il tema, salvo poi piangere lacrime di coccodrillo, certo che questo pianto aumenterà una volta che Assange dovesse essere estradato negli Stati Uniti. In questo momento noi siamo molto preoccupati per la sorte umana di Assange, lo vorremmo abbracciare, lo vorremmo sottrarre a questo destino che in particolare sofferenza, perché sta sotto il tallone di una prigionia molto dura da molto tempo, e adesso noi possiamo rivendicare che sì, è estradato verso Stati Uniti, anche se sembra la cosa più probabile. Il rischio più concreto è che questo fatto non solo danneggi la vita umana di Assange in modo irrimediabile, ma danneggi la qualsiasi parvenza di democrazia dell'Occidente, che usa molta retorica per parlare di libertà di parola, per parlare di libertà di espressione, del giornalismo, ma che all'atto pratico sta mandando un messaggio fortissimo: non occupatevi dei temi che possono disturbare il potere. Questo è il messaggio che sta passando e noi non vogliamo che passi. Dovremo difendere quindi con energia Assange, quello che rappresenta, raccogliere il testimone della sua azione, anche se i tempi sono più difficili. Lo vediamo dal tipo di dibattito che c'è sulla guerra, che è molto blindato, molto chiuso, molto intollerante nei confronti delle opinioni diverse, anche quando queste opinioni, come in questo caso, sono la maggioranza, perché c'è una maggioranza di cittadini che non vuole la guerra e vuole la verità sulle ragioni della guerra. Quindi siamo in campo e faremo tutto il possibile per tenere alta la fiaccola della libertà, e una volta di più diciamo: viva la libertà, viva Julian Assange. Esiste un diritto internazionale che può salvare una persona che ha come unica presunta colpa come mangiare Julian Assange negli Stati Uniti, perché il lavoro del giornalista è quello di far emergere la verità contro lo schifo che il potere vuole mettere sopra la verità affinché non si sappia più che. Poc'anzi è stata ricordata la guerra, prima ancora la pandemia. Vero è che in tutti questi anni l'industria bellica e i grandi poteri che costituiscono le lobby hanno continuato a macinare profitti e hanno considerato Assange un flagello, un fastidio enorme, insopportabile. C'è stato un accanimento nei confronti di quest'uomo, ma anche di sua moglie, ma anche di tutti quelli che come Stefania si sono legati d'amicizia nei confronti di Giuliano, incredibile. E questo perché? Perché certe cose del presunto libero Occidente non si debbono dire e non si debbono sapere. Io mi sono battuto per Anna Politkovskaya, scusatemi la lezione, non è esattamente quella, per Navalny, per tutti quelli che hanno subito l'oppressione russa.
perché democrazia significa soprattutto ascoltare e rispettare l'opinione dell'altro, soprattutto quando questa opinione è supportata da fatti. E quei fatti che in qualche modo Assange con la rete di WikiLeaks ha disvelato hanno dato tanto tanto fastidio. Adesso sta a noi combattere, perché come è stato detto si tratta di poche ore, forse di pochi giorni. Poi una volta che dovesse essere estradato noi potremo continuare a combattere. E lasciatemi anche dire un'altra cosa. Io credo che anche all'interno di forze politiche che hanno votato contro ci siano persone capaci di rompere quel velo d'omertà che ha costretto in certe occasioni anche loro ad abbassare la testa, e noi dobbiamo puntare su quelli, perché noi dobbiamo liberare, noi dobbiamo consentire agli schiavi che sono nella caverna platonica di aprirsi all'accoglimento della verità. La verità fa male, e fa male quando scopri che nel cosiddetto occidente libero ci sono carceri di massima sicurezza in cui neanche un'ora d'aria al giorno vi è consentita, e noi stiamo riformando il 41 bis in cui ci sono condizioni ben diverse rispetto a quelle in cui sta scontando la pena, non si sa per quale condanna, Julian Assange, se non quella di aver detto la verità. Per cui vi chiedo di insistere, ma di non essere particolarmente duri con gli altri, perché noi vinciamo se siamo come la goccia. Dobbiamo fargli capire che Julian Assange è un martire delle loro vigliaccherie e della loro codardia. Bravo. Grazie, grazie per questo intervento. Ora continuiamo con l'onorevole Vianello. Grazie, io devo ringraziare veramente tutti voi, perché innanzitutto sono qui con i miei colleghi di Alternative, il collega Cabras, Vallascas, Spessotto, Giulio Dori. Abbiamo presentato alla Camera questa mozione che purtroppo c'è stata respinta perché la maggioranza ha votato contro oppure si è astenuta, però non abbiamo mollato, e forse questo è il senso che voi ci state insegnando e ci state insegnando, perché la lotta per liberare Assange non parte da oggi ma parte da molto tempo. Qualche settimana fa siamo tornati proprio qui in questa zona sotto l'ambasciata inglese per chiedere, per parlare con i loro rappresentanti come parlamentari italiani, ma ci è stato negato il dialogo. Questo per dirvi come questo tema sia emblematico di un qualcosa di molto più grande, perché Assange non è soltanto quello che è riuscito a liberare, a rivelare al mondo intero le schifezze che i governi fanno, dei governi occidentali che hanno la presunzione e l'arroganza di dire agli altri paesi che sono non civili, che sono arroganti, che sono prepotenti. Non è soltanto questo. La questione è legata al fatto che Assange, agire come Assange, cioè agire per la libertà delle informazioni, è un pericolo per il potere. Loro vogliono colpire Assange per dare un segnale a tutti quanti: statevi zitti e buoni, non permettetevi a rivelare la verità, perché la verità è quella che libera i popoli, e ci sono i governi, molti governi, che i popoli non li vogliono liberare. Come diritti, come io sono di Taranto, come sapete la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa su Taranto perché il civile Stato italiano non tutela i diritti, il diritto alla vita delle famiglie dei tarantini. E questo è emblematico, un altro emblema, perché poi tutti questi discorsi sono collegati. Allora io non voglio togliere ulteriore tempo e veramente sono qui ancora a ringraziarvi e dire... Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma siete voi che date la forza e ci date la forza, e diamoci insieme la forza per coinvolgere, come diceva prima Nicola, anche altre persone, altri politici. Tutti devono esprimersi in maniera giusta su questa situazione, perché da soli oggettivamente non si ha molto peso, ma se siamo in tanti siamo forti e possiamo arrivare a un risultato importante. Abbiamo poco tempo, dobbiamo essere determinati più che mai. Grazie ancora. Non mollate, sì Assange. Bravo. Bene, grazie. Continuiamo con Francesco del gruppo Free Assange Italia. Ciao a tutti. Mi voglio mettere di proposito verso un po' il traffico nella speranza che qualcuno possa sentire oltre noi
Una delle cose più brutte che si possa fare su questa vicenda non è solo delegittimare Giuliano, ma è minimizzare il caso. Sento gente minimizzare dicendo, vabbè, un giornalista ce ne sono tanti. Ma non capiscono la gravità di questa portata, non la capiscono. Qui si tratta del diritto di informazione, un diritto che dovrebbe essere difeso da tutti, dal militante, dall'intellettuale, l'accademico, il professore universitario, le mamme, i professori, gli artisti. Dove sono gli artisti che difendono questa tematica, che sostengono Assange? Permettetemi una battuta. Damiano De Manis che si è fatto bello urlando fuck Putin dal palco degli Stati Uniti. Se avesse avuto le palle avrebbe gridato free Assange, free Assange. Un militante che preferisce volgersi dall'altra parte in una società in cui le talk show da destra a sinistra parlano di diritti umani, non hanno detto niente sui bombardamenti criminali della NATO, degli Stati Uniti in Libia, in Afghanistan, non si parla dei bombardamenti nello Yemen, dei soldi che vengono spesi, delle nostre tasse per questa macchina criminale della NATO. Noi come gruppo Assange Italia abbiamo fatto diverse manifestazioni qui a Roma, Piazza del Popolo, siamo passati sotto la sede della Repubblica per rammentare loro cosa dovrebbero fare, qual è lavorare il giornalismo, le principali persone che dovrebbero difendere sono loro, e io non capisco come facciano a stare zitti, è vergognoso! Abbiamo fatto altre tappe. Adesso la situazione è critica, tanta gente non lo sa, la situazione è sempre più critica. Qui c'è il rischio che un giornalista, come amo definirlo io, il principale giornalista vivente, sta rischiando l'estradizione e la condanna a morte per aver diffuso crimini di guerra, una cosa indegna. Noi abbiamo fatto appello al governo, al capo dello Stato, per cercare di per far sì che loro utilizzassero le loro influenze diplomatiche per chiedere al presidente statunitense il ritiro delle accuse, ma vedo un'omertà che è vergognosa, fa ribrezzo, soprattutto quando c'è una tematica come questa. Io invito tutti quanti a fare pressione, da parlamentari, politica, il mondo dell'arte, dello spettacolo, ci deve essere una pressione impressionante, perché non vorrei di svegliarmi un giorno e ritrovarmi un nuovo Giovanni Falcone. Grazie. Grazie. Allora proseguiamo con Davide Dormino. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, sarò brevissimo. Visto che Francesco ha chiamato in causa gli artisti, ecco, io sono un artista, vedo anche Ascanio Celestini qua presente. Ecco, credo che una delle possibilità che abbiamo di coinvolgere persone e, come dire, sviluppare un senso critico, che forse è l'unica arma che abbiamo per difenderci, in questo caso potrebbero venirci incontro appunto le pratiche artistiche, che ci danno la possibilità comunque di avere un'altra visione rispetto a quella che ci viene proposta, e quindi un campo di prospettiva sulla nostra contemporaneità. Io ho dato un mio piccolo contributo a questa causa negli ultimi anni, realizzando un'opera itinerante dedicata a Julian Assange, che in qualche modo si è fatta simbolo di questa battaglia. È un'opera itinerante che gira le città e le piazze più importanti del mondo e invita gli spettatori a prendere una posizione. Ecco, da questa cosa si è creato un piccolo movimento in maniera spontanea, in cui tantissime persone da ogni parte del mondo si fotografano in piedi su una sedia, mettendo questo hashtag Chair for Assange. È un piccolo segno che però è diventato virale, e appunto serve proprio esattamente a questo, a prendere una posizione rispetto al mondo e capire da che parte vogliamo stare. Grazie. Grande.
Grazie, lasciamo la parola a Pino Cabras, deputato. Grazie. Prima una giornalista mi ha sorpreso con una domanda molto semplice che è arrivata diretta. Ha detto: se lei adesso incontrasse Assange, cosa farebbe? Cosa gli direbbe? Io ho risposto: non mi curerei di dire chissà che cosa, lo abbraccerei, perché ha bisogno di essere tutelato innanzitutto come essere vivente, come essere umano, che è stato schiacciato da una forza bruta, da un sistema di tortura che sta in casa da noi nell'Occidente. Una persona che merita innanzitutto il massimo sostegno per la sua sopravvivenza, perché è in pericolo, e i giornali, i colleghi che potrebbero raccontare questa vicenda con maggiore generosità rispetto al loro collega, tacciono proprio l'elemento fondamentale, che è in pericolo innanzitutto nella sua esistenza fisica. E questo è un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare nella nostra riflessione. In una epoca in cui ci si emoziona per la vita, per la sorte delle persone, però a comando, sempre con una selezione delle persone per le quali dovremmo emozionarci. Il secondo elemento, che è più politico e più rilevante in questo momento, è che con la condanna di Assange, con il rischio di estradizione imminente, l'Occidente rischia un suicidio delle proprie libertà. Già sta rischiando un suicidio esistenziale con questa guerra, perché viene affrontata in un modo che lascerà l'Europa in braghe di tela, la metterà di fronte ai propri peggiori fantasmi, la renderà indifesa, con un sistema dell'informazione che non racconta la sostanza della guerra, anzi attacca chi osa mettere dei barlumi di verità o delle letture diverse del fenomeno in atto. E quello che accade è proprio anche la distruzione del modo di raccontarsi dell'Occidente, che ha difeso per anni la libertà di espressione, la libertà di stampa, ha fatto molta retorica, ha citato migliaia di casi, ma non riesce a riconoscere nel momento decisivo il caso più importante. È come se il giornalismo occidentale avesse incontrato se stesso e non l'avesse riconosciuto. Questo è Assange. Assange è il punto più alto del giornalismo moderno, perché ha trasformato il modo di intendere il giornalismo in un'epoca che aveva cambiato le sue tecnologie in modo radicale. Nell'epoca in cui si parla di fake news attraverso internet, beh, guardiamo a quello che ha fatto Assange, a quello che ha fatto Wikileaks, è il contrario della fake news, è la notizia scabra, essenziale, pura, incontestabile, oggettiva. E quel tipo di notizia fa scandalo, fa molto scandalo, cambia il senso del discorso, riesce a rovesciare le agende dei potenti. Se ci pensiamo, gli ultimi due presidenti degli Stati Uniti, quindi fra le persone più potenti del mondo, sono stati eletti anche grazie a un mutamento del discorso che era avvenuto tramite Wikileaks, perché il senso del disastro della guerra irachena è passato attraverso Wikileaks, e questo aveva favorito la narrazione, strumentale quanto si vuole, di Obama. Wikileaks ha rivelato dei fatti gravissimi nella corruzione politica delle classi dirigenti statunitensi, e questo aveva favorito l'elezione di Trump. Cioè, è stato veramente per anni un centro focale del giornalismo puro occidentale, di quello che riesce a trasformare il senso della percezione dei fatti. E quindi questo è sotto minaccia definitiva. Lo vediamo nel rischio di guerra. Quindi difendere Assange, difendere la sua memoria concreta, la sua rete di amicizie, è un modo per difendere noi stessi nell'esperienza migliore di un Occidente al tramonto. Grazie. Bravo. Bene, grazie mille. Ora passiamo la voce a Gabriele Paci, giornalista per La Voce Multimedia. Grazie. Io credo che le parole di chi mi ha preceduto abbiano soprattutto una cosa importante, quella di Pino Cabras, del parlamentare e deputato Pino Cabras, cioè abbiano un contenuto, perché la prima parte del suo intervento, l'analisi della comunicazione e di questo comunicatore, si dicono delle cose che valgono per noi giornalisti, editori, per noi che in primo luogo ci occupiamo di comunicazione. Assange non era un giornalista, era un comunicatore. In questa veste, come dice un grande ideologo della vita, vale a dire Forrest Gump,
potremmo parafrasare, giornalista è chi giornalista fa. Non a caso il meritorio, sì, lo è diventato dopo, inizialmente non lo era. Vabbè, comunque, però in primo luogo lui era un informatore, cioè diciamo il lavoro che ha fatto è stato un lavoro di informazione verso l'esterno, non a caso qui c'è e segue in maniera continua Beppe Giulietti questa cosa, è stata data la tessera di articolo 21 per riconoscere questo lavoro e questa cosa. Quando dicevo questa differenza informazione e giornalismo, anche va bene. Ma il problema è che noi abbiamo un bisogno di informazione assoluto che è quello che manca. Riprendendo le file di quello che dicevamo, io mi sono personalmente coinvolto in questa cosa quando a metà ottobre ho pensato che come giornalista, come attività d'editore eccetera, era scandaloso che non dessi almeno un grammo, almeno una pietruzza a questa cosa. Veniva prima ricordato un gruppo editoriale, quello che oggi è GEDI, il CAN, FCA, che ha lucrato giustamente, anche economicamente, su tutto questo materiale e che oggi se ne dimentica. Di questo potremmo analizzare e fare e vedere questo. Io credo che però noi dobbiamo avere un unico baricentro rispetto a questa questione, come dire, far dilavare tutti i nostri ego personale, politici e di gruppo, perché la bellezza e la forza di questa battaglia innanzitutto è su un uomo che ha bisogno di uscire, ma in questo momento ogni ideologia è secondaria rispetto al fatto che dobbiamo cercare di portare qualunque piccola pietruzza che aiuti a smuovere questa situazione quasi irremovibile. Alcune iniziative stiamo ragionando con un gruppo di giornalisti rispetto al Parlamento europeo, rispetto alle prossime elezioni del Parlamento europeo, rispetto al fatto che chi ha la nazionalità di uno dei 27 paesi europei possa essere candidato in qualunque altro, però questo sarebbe ovviamente assolutamente proiettato nel futuro rispetto al fatto che oggi, dilavando il proprio ego, dilavando i propri protagonismi, bisogna inventare e fare delle piccole o grandi cose come oggi. Per quanto riguarda l'informazione, non solo il lavoro di Stefano e Maurizio, ma la presenza del Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, quello che ha fatto e sta facendo come tali per poter portare certe cose, sia una garanzia per tutti, così come gli altri presenti. Volevo ringraziare gli amici di Free Assange Italia, di cui appunto faccio parte, prima era Italiani per Assange, ora Free Assange Italia, perché quando ho deciso di fare qualche cosa ho trovato sulla mia strada loro, oggi sono con loro e credo che vada dato loro un grande ringraziamento, perché da cittadini hanno fatto quello che molti noi giornalisti non stavano facendo. Quindi ringrazio loro e ringrazio tutti quelli che da persone che non vivono di questo state facendo per noi. Grazie. Salve a tutti e grazie a tutti per essere venuti. Io più che come attivista vorrei parlare a titolo personale. Io sono di origine cilena e io vorrei ricordare che cioè Julian Assange è l'emblema dell'ipocrisia dell'Occidente, perché il Regno Unito, ricordiamoci, che nel 1998 incarcerò Augusto Pinochet, assassino riconosciuto, dittatore, e in seguito alla richiesta di estradizione di Francia, Spagna e Svizzera per firma del giudice Baltasar Garzón, e la difesa di Pinochet all'epoca disse che lui era in gravi condizioni di salute, quindi la sua attesa di estradizione del giudizio la passò in una clinica a 5 stelle. In seguito alle proteste della clinica venne trasferito in una residenza a 5 stelle dove lo veniva a trovare l'ex primo ministro Margaret Thatcher. Ora, Pinochet era in attesa di estradizione esattamente come Julian Assange, con la differenza che Pinochet non aveva bisogno di un processo perché il mondo già sapeva che era un assassino conclamato, mentre Julian Assange non ha commesso alcun reato. È stato diffamato semmai, ma non ha commesso alcun reato, eppure lui è privo della libertà da 12 anni.
perseguitato da ancora prima, perché Stefania ci ricordava che era un uomo braccato ancora prima di entrare nell'ambasciata dell'Ecuador, da 3 anni in un carcere di massima sicurezza in condizioni peggiori del 41 bis, eppure è ancora lì. Pinochet, quando il ministro Jack Straw, ovvero il predecessore della ministra Priti Patel, si rifiutò di firmare l'estradizione, venne avvertito la notte affinché potesse tranquillamente prendere un aereo e prendere il volo verso Santiago indisturbato, perché ovviamente c'erano tutti gli attivisti per i diritti umani sotto intorno alla residenza, che ovviamente non l'avrebbero lasciato passare. Quanta delicatezza, quanta premura nei confronti di un dittatore sanguinario, e quanto accanimento, quanta crudeltà verso un uomo non solo innocente, ma un uomo probo che ha fatto un favore a tutti noi, a tutta l'umanità, alla storia. Questa è l'ipocrisia, e ricordiamoci che la ministra Priti Patel in qualsiasi momento potrebbe firmare quella maledetta estradizione. Dobbiamo fare pressione in ogni luogo, e le persone ci chiedono: ma come possiamo fare? Gli diamo un piccolo borgo, fatemi una foto davanti al monumento e la posate. Non c'è solo Free Assange, c'è Italiani per Assange, c'è i articoli che fatemi te, c'è Our Voice, c'è anche la pagina Anything to Say di Davide Dormino, è pieno di attivisti. Datevi da fare in ogni luogo, anche nel borgo più piccolo, perché purtroppo ormai soltanto la pressione dell'opinione pubblica può salvare Julian Assange, ed è una responsabilità di ciascuno di noi. Grazie. Grazie. Allora, noi dobbiamo chiudere, abbiamo un ultimo intervento e ci scusiamo, insomma, se dobbiamo salutarci, però il permesso per la piazza ha un orario e quindi, insomma, vi presento l'ultima persona che parlerà per noi, che è Eugenio Abruzzese di Free Assange Italia. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti e tutti per essere venuti. E alzi un po' la voce. Come spesso abbiamo sentito, abbiamo detto, Julian Assange per noi del gruppo Free Assange Italia rappresenta un po' la cartina tornasole di a chi interessano veramente i diritti umani, i diritti della libertà di stampa, il diritto di informazione di noi cittadini. Perché a perseguitare Julian Assange non è stato l'Iran, non è stata la Russia, non è stata la Cina o qualche altro paese quotidianamente demonizzato, ma sono stati gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, la Svezia, l'Ecuador di Lenin Moreno e altri paesi occidentali. E anche l'Australia, che non ha riconosciuto un suo cittadino, Assange è cittadino australiano. Dunque, pochi giorni fa, qualche settimana fa, è stata la giornata mondiale della libertà di informazione, il 3 maggio, e i politici, come al solito, anche il profilo Twitter ufficiale dell'Inghilterra, si sono sprecati negli appelli alla libertà di stampa. E veramente dico, quanta ipocrisia dividere il mondo, i giornalisti buoni, i giornalisti cattivi, a seconda di quali interessi, di quali propagande seguono. I giornalisti non dovrebbero avere colore politico. Julian Assange sta antipatico tanto agli Stati Uniti quanto all'Europa, quanto ad ogni altro Stato del mondo. Nessuno Stato vorrebbe mai in alcun modo che un giornalista rivelasse documenti sui crimini di guerra fatti nel mondo, su come vengono utilizzati in maniera sporca i contributi dei suoi cittadini. Nessuno Stato del mondo. Julian Assange innanzitutto ha fatto un servizio a noi cittadini, che non veniamo informati mai di quello che il nostro governo alle nostre spalle, a nostro nome, senza avvertirci, fa nel mondo. E dunque non saranno i servizi segreti, non sarà l'esercito, non saranno i politici a difendere Julian Assange. Loro non ne hanno interesse.
Per loro Julian Assange può morire domani, anzi che non è già morto. O forse possiamo considerarlo morto, visto che da 10 anni è seppellito vivo in un carcere di massima sicurezza, definito la Guantanamo dell'Inghilterra. Dunque, se non ci attiviamo noi, Julian Assange non sarà mai liberato. In questi anni, come gruppo Free Assange Italia, siamo stati in tante piazze, come era stato ricordato precedentemente. Mi è dispiaciuto che l'affluenza non fosse grandissima e che il tema, già prima del verdetto finale della Cassazione inglese, non avesse riscosso questa attenzione. Adesso non vorrei dire che è tardi, possiamo ancora fare pressione, possiamo ancora fare tanto. Innanzitutto facendo attenzione alle parole che utilizziamo. Io prima ho ben compreso cosa intendesse comunque Gabriele Paci, ma è molto pericoloso dire che Assange in passato non è stato giornalista, visto che le accuse principali riguardano questo. La demistificazione su Julian Assange è basata sul fatto che Julian Assange non sia un giornalista ed è la menzogna più grande. A partire dal fatto che chiunque può vedere la foto del suo tesserino giornalistico, per dirne una. E vorrei citare un ultimo fatto, per non allungarmi troppo, sul fatto che ci vorrebbe una normativa molto più forte sulla difesa di tutti i whistleblowers nel mondo, perché sono le persone per me veramente più coraggiose, che ha il coraggio di condannare, di denunciare i suoi datori di lavoro nel caso di chi lavora nella National Security Agency, di chi ha il coraggio di denunciare servizi segreti, esercito, nonostante ne faccia parte lui stesso. Non possiamo capire, esatto, esattamente, Edward Snowden e tanti altri possiamo citare, ma queste persone rischiano veramente la vita, rischiano tutto. Edward Snowden è dovuto scappare dagli Stati Uniti d'America perché se lo avessero preso non so che cosa ne sarebbe rimasto oggi di Edward Snowden. Quindi noi dobbiamo batterci ogni giorno per queste persone, che tutto quello che fanno rischiano tutto per noi, perché se noi anche nel nostro luogo di lavoro siamo di fronte ad un abuso, siamo di fronte ad un crimine, noi abbiamo il diritto di denunciarlo, ma abbiamo anche il diritto di essere protetti per questo. E se non lo facciamo noi cittadini con la nostra voce, con le nostre manifestazioni, non lo farà nessuno. Solo noi abbiamo interesse a difendere queste persone, a difendere Julian Assange. Si è parlato nei mesi scorsi di Bucha. Come possiamo, molte persone hanno detto giustamente, ci vuole un'indagine internazionale, ma sono i giornalisti indipendenti, tramite le loro informazioni, che anche Amnesty, oggi qui presente, lavora grazie a whistleblowers, grazie a giornalisti coraggiosi che sul campo ci rivelano informazioni che un governo non darebbe mai a noi cittadini. Dunque è nell'interesse di tutti difendere Julian Assange, al di là di ipocrisie, al di là di bandiere di diritti umani, democrazia, sbandierati a giorni alterni a seconda di chi è a violare questi diritti. Dunque vi invito solo a riflettere su questo e a fare rete su questo tema, che è di fondamentale importanza. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie ancora a tutte le persone che sono intervenute, alle associazioni che erano qui, a voi che siete venuti a portare la vostra solidarietà, e grazie ancora. Anche noi di Amnesty continueremo a dire Free Assange, e grazie di nuovo, buona serata a tutti e tutti.